Che bella notte. Sì, bella. Senza vento. E così calda. Sì. Come ti chiami? Jonas. Jonas. Proprio un bel nome. Quanti anni hai? 20. Io 25. Non ancora. Fra un mese circa. Uh-huh. Che cos'è? È un cuculo. Ma dove? Non lo vedo. Dove? Dove sta? Oh my God! Yo soy el cardenal Gutiérrez. Comisario Lo Gatto. Comisario, yo quiero la máxima, máxima, maximísima discreción. Maximísima, eminencia. L'ultimo delitto commesso in Vaticano risale al 1913 e è avvenuto sotto il pontificato di Papa Benedetto. Un bel giovanotto della Guardia Svizzera fu trovato assassinato fuori dalla porta della Cappella Sistina. Poi fu trovato anche il colpevole, un giovane pittore francese, e disse che aveva avuto un raptus dopo aver visto i muscolosi possenti nudi degli affreschi di Michelangelo. Ma poi in realtà si seppe che lui e il bel ragazzo erano amanti. Un delitto passionale, proprio come è avvenuto da noi questa notte. Ah, oh, sì, 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 io sono più che sicuro che è stato un delitto passionale. Eccoci qua. Sa che mi sudo le mani, mi tremano tutte le gambe. Ma no, no, non la mangia mica, sa. Vada, sua santità. Grazie. L'aspetta. Vada. Dio, com'è bianco. Commissario presso il Vaticano è Natale Lo Gatto, cattolico praticante. La mano di Satana è penetrata nella nostra casa con barbara feroce. Noi confidiamo, con l'aiuto di Dio, di assicurare il colpevole nelle mani della giustizia terrena. Riusciremo sicuramente, vostra santità, anche perché io non guardo in faccia nessuno. Bravo, figliolo. Vai e indaga. Vai, vai. Sì, vado, ma prima volevo chiedervi una cosa. Dove si trovava vostra santità la sera in cui fu commesso il delitto? Sbaglio, figliolo, o tu vuoi sapere se sua santità ha un alibi? Beh, sì. Figliolo, o tu vuoi sapere se sua santità ha un alibi? Vede quella, Favignana. Quanti abitanti fa Favignana? 2.352. E da oggi 2.354. Siediti qua che stai meglio. Scusi. Oh. Quella è Favignana, il nostro esilio, lo scoglio in cui mi hanno confinato, come Napoleone. Eppure, com'è che ti chiami tu? Gridelli Gino. Caro Gridelli Gino, un giorno sarai fiero di dire: ah, io ero a Favignana agli ordini del commissario Lo Gatto. Aiuto. Gesù Cristo.
questo cuore sano. Che minghia veni di affari a Favignana? Senta, lei il facchino? Ci dà una mano qui, oppure... Io lei... non faccio più, facchino. Ora chiamo mia figlia. Tonina! Vieni qua, presto! Stai venendo! Corri! No, è meglio di no. Prendi tu i bagagli, credenti, sbrighiamoci, andiamo. Gambe, gambe! Che cosa ne fotte? In Africa mi hanno mandato. Senta che odore di pesce. Che volevi sentire, odore d'abbacchio? Che ci hai messo nella valigia che pesa tanto? La mia rabbia! Piazza del Duomo dov'è? Dabban! Cosa ha detto? A Dabban! Oh. Che minchia fai? Siamo nido! Non lo vedi che mi sta rompendo la sizza? Io non ci travaglio con chi sta chiedendo di lì! Calma, calma! Ma dove l'hai chiesto voi? Io non ho continuato a scompire di cogliere a nuovo, se facciamo vediamo qua tutto l'altro! E quando la smette? Ma pare che tu scontazzi! Ma sei il ciamonere, oh! E questo chi è? Che fate venire a casa vuole! Oh, per l'amore, cazzo Maui, ah! Non hanno voluto rompire si gonna e per lo scappa di piana a rompire il padre a nuovo! Sta pare che è stessa culo, ma un cazzo ti è? Non mi canucci! Il commissariato è qua. Commissariato di Favignana. I chiavi sunno nu barbere. Le chiavi sono dal barbiere. E qua c'è umidità, il clima africano, caldo umido. Però bisogna tenere conto che questo commissariato di Favignana sta chiuso da 3 anni. Dunque ammuffamento, puzza di chiuso e topi. E inceppamento delle fognature. Avete buona, sai commissario? Questo è l'armadio letto. Materasso di gomma piuma. Il telefono è staccato. E questa è la camera di massima sicurezza. Vabbè, vabbè, ho capito tutto. Insomma, mi aspettavo peggio. Adesso, dando una bella imbiancata, il mio agente ci può dormire benissimo. Sì. Io? Tu. Invece a me che cosa consiglia? C'è un albergo più adatto al mio rango? Ah, per voi consiglio l'albergo Tritone delle sorelle Paganini. Ambiente tranquillo, cucina delicata e i prezzi sono trattabili. E come alternativa? Niente, è l'unico albergo dell'isola. Allora scelgo quello. Commissario, attenzione però, eh. Piacere, le sorelle Paganini mordono. In che senso? Tritone, è qua. Ridelli, per questa notte puoi dormire qua, eh? Queste sono le chiavi. Stanza 2, e c'è. Porta sui bagagli. Faccio strada. Prego. Annunziata mi chiamo. Io Natale Lo Gatto. Questa è la salle à manger. Simpatica, molto accogliente, veramente. Addolorata! Eccomi! Benvenuto. Piacere. Immacolata! Arrivo! Questa è la più piccola. Onoratissima. Molto lieto. Eccoci qua. Qui troverete un trattamento molto familiare. Nel senso che ci occuperemo di voi come di un parente prossimo. Eh sì, mancandoci nome e famiglia, vi accudiremo assai. Eh beh. Ah, lo vedete quello, ma lo vedete? Quello è il nostro parroco, Don Giacomo, 42 anni, di Udine, gran mescitore di Marsala, nonché pessimo giocatore di scopone scientifico, dove io invece modestamente sono la fine del mondo. Faccio sempre scopa con 10, come sa? Sapete come mi chiamano? No. Il Maradona di bastoni! Calì Salvatore, farmacista, comunemente noto come mezza supposta per via della statura, però non vi fate curare da lui, se no campate poco assai. Ah, il barone Frigò. Baciamo le mani, barone! Ricco proprietario terriero, nonché incallito erotomane. Per cortesia, mettiamoci d'accordo. Mi parlate da un lato o dall'altro. Mi gira la testa. Di qua va bene? Va bene. Ah, ma ecco le sue albergatrici. Immacolata! Immacolata! Il padre era capotonnara. La madre morì mettendo alla luce l'ultima delle sorelle. Immacolata. Che si dice sia figlia naturale del barone Frigò. Ah. La maggiore... Annunziata? Le male lingue dicono che è vergine, ma non è vero. E voi come lo sapete? Modestamente. E della mezzana che vi dite? Addolorata. Di lei se ne dicono tante. Ditemene una. Scusate, ma io non faccio pettegolezze. Ehi.
In quei mesi di ozio forzato, non so quante volte avremmo fatto il giro dell'isola in bicicletta. Parlava sempre lui, mi raccontava della sua vita, dei casi difficili che aveva risolto col suo acume e la sua grande intelligenza. E mi diceva: caro Gridelli, io lo sento che prima o poi succederà qualcosa che mi farà andare sulle prime pagine dei giornali. Ho il sesto senso. Per brindare un incontro. Vi piace? Bella. Un po' fuori ordinanza, magari. Comunque, grazie. Intanto ieri abbiamo vinto 3.000 lire. Napoli, la gioca sta. E che è un terremoto? Se sei titubante, gioca il fante. Ah, scopa! Ci senti? Ma non mi avevi detto che lui è una schiappa? Cosa ha detto di me? Che a carte sei una ciabatta. Ma se sono 10 anni che perde regolarmente questo pollastro napoletano. Sì, vabbè, giocate, commissario. Un momento. 3. E io con scopa. 2 scope, è inutile continuare, partita e incontro. Sono finite le messe a San Domenico. Ecco il caffè. Ah, bene, quello bene. Nella tazzina blu è specialmente per il commissario. Caffè spruzzato come sta. E siamo a Natale. Mi fa venire in mente un Natale del 1965, a Parigi. Ah! Avevo vinto un concorso di lingua francese su 3.000 concorrenti. La polizia mi ha mandato lì, no? Di giorno studiavamo, la notte. La notte? La notte? Ci davo dentro, Don Giacomo mio, tutto, non mi sono perso niente, eh? Cresci Osfori, Berger, Lido, Striptease. Fu lì che una sera un amico italiano, un dentista, mi presentò Babette. Che donna stupenda. La cosa divertente fu che quando me la presentò, quella fa: Bon Noël. Come Bon Noël? Je m'appelle Noël. Natale, no? Je m'appelle Noël, vous m'appelez Noël. Oui, mais c'est tout coïncidence. Oui, c'est tout coïncidence, bien sûr. Quelle cose francesi, sai? Un amore travolgente. Però dopo sono tornato in Italia e allora... Una passione di 3 settimane. Purtroppo svanita, che mi porterò dentro per tutta la vita. Ma sentite la rima, non volendo svanita con la vita. Che poeta. E beh. Ah, Babette. Faccio vedere la foto di Babette. Ecco. Ma questa è la Juventus. Ah, scusami, ecco qua. Ah, bella, complimenti. E anche voi, bella conciatura. Questo era lo stile a banale, eh? Siamo in mezzanotte a momenti, io ho la messa. Sì, andiamo. Buonanotte. Buonanotte, commissario, ci vediamo. Buon Natale. Grazie. Ah, per quella purghetta, passa domani in farmacia. Don Giacomo, noi ti adderemo un po', sapete, ci dobbiamo ancora cambiare. Con comodo. A Favignana dicono che il loro carnevale è più bello di quello di Rio. Io non lo so, perché a Rio non ci sono mai stato. Comunque, a me mi mise addosso una gran malinconia. E poi, neanche a farla apposta, suonavano la mia canzone, mia e di Babette. Che ride! Morire da ridere! A gente credente, quello vi sta mangiando con gli occhi. Invitatelo a ballare. Su, andate! Dai, che aspetti? Mamma mia, siete giovani! Ma come sa che la piccola patanetta? Bagliatera? Come sa? Vi vedo un po' giù. Gavi? Posso? Vai! Emozionatissima sono. Tenetemi se no cado. Commissario, annunziata Patanè. Guardate con che occhi vi guarda. Giratevi, commissario, ditemi. Balliamo! Guardate, commissario, Armando, per cortesia, con queste mani. Il barone Fricò. In buona compagnia. Vi faccio fare a tutti il bagno nello champagne. Andiamo, mignottelle. Buonanotte. Signor commissario? Che cosa vuoi? Il cappotto. Ma che c'è stasera? Io non ce l'avevo col barbiere, né col farmacista o con le sorelle Patanè. Ce l'avevo con la mia sorte scarognatissima. Eh sì, forse era meglio che facevo l'impiegato postale, come voleva mamma. Sempre più fitto il mistero della donna tagliata a pezzi. La polizia brancola nel buio. Tu hai capito, a Mazzara del Valle.
Sempre più fitto il mistero della donna tagliata a pezzi. La polizia brangola nel buio. Tu hai capito, a Mazzara del Vallo, a pochi chilometri da qui. Solo in quest'isola non succede mai niente, porcaccia miseria. Unico avvenimento, il furto di una gallina. Che poi era un fetende polastrello, lascia perdere. Tu capisci, Gridelli? Scusi, commissario. Buona Pasqua, Gino. Buona Pasqua, Immacolata. Grazie. Immacolata! Scusa. Non la posso patire, quella io. Buona Pasqua, signor commissario. Anche a voi, barone. Che ci sarà di bello in quello vetro? Un elefante? Signor commissario, una donna nuda? Che cosa ne pensa di questa nostra vita isolana? Ma... E ci vuole filosofia, che vuole nella vita anch'io. Qualche volta mi dico che se fossi nato, che so io, a Parigi, invece che a Favignana, avrei assaporato piaceri diversi. Non mi parli di Parigi. Lei lo sa che nel lontano 1965... È il profondo sud. Caro commissario, è il profondo sud. Vita tranquilla, matrita, coglione. Ha tolto la parola di bocca. Meno male che prima o poi arriva sempre l'estate. Ci vediamo, commissario. Mi venga a trovare. Baciamo le mani. Anche a voi, sia. E grazie per l'aperitivo. Però la prossima volta offro io, eh? Mando un saluto alla mia sorellina Elide. Mi farebbe una firmina, commissario? No, eh? Benvenuti alla Favignana! Voglia di remare! All'isola dell'amore! Fare bagno al largo! Benvenuti all'isola delle belle giovenze! Danzano gli ombrelloni, oni, oni, e viva le fiamme! Un'estate al mare! E viva Sticchio! Stile balneare! Con il salvagente! Per paura di affogare! Era scoppiata l'estate. Mi avevano dato in forza un altro agente, ma ce ne sarebbero voluti 100 per tenere dietro a tutti quei turisti e alle loro ridicole lamentele. Capiamo. Che cosa devo fare? Ci vuole un permesso speciale, una carta bollata. No, no, il tonno non si pesca più qua, è meglio che compri le scatolette. Commissario, di 18 milioni, faccio arriva subito. 25, mi faccio scusi, la denuncia. Scusi. Io e il mio marito sono arrivati al limite. Quindi è meglio che non ci vada. Commissario. Mi hanno rubato la trinchiera. Che devo fare, commissario? Mi dorma con la bocca chiusa, cosa vuole da me? Signori, per cortesia. E perché gridate tutti quanti insieme? Io una persona sono. Sono una persona civile che non ama né urlare né dire parolacce. Però, la bocca! Andate di là, per cortesia! Per favore. Commissario. Cazzo! Chi è? Il vescovo di Trapani. Sono il commissario Lo Gatto, Eminenza. No, non ero io, era un turista. Lo so. Ogni mattina mi dedicavo al mio vizio solitario, una granita di caffè con panna al bar del porto. C'è tutto? Sì. La volante che abbiamo sollecitato con svariati fonogrammi. Prego, prego. È ingolfata, non parte. Ingolfata, eh? Ma la chiami volante, sto cesso? Ah, fina bella. Ah, Gino mia, impazzita sono, non mi riconosco più. Tutti i sensi mi scombussolaste, tutto. Vai! Ammace, Gino Don Rosario, che mi faceste fare? A testa, cuore, tutto, mi rubaste. Ah, per arrivare fin qui mi sono perso 2-3 volte, mi sudano anche le orecchie, mi sudano. Ma ne valio appena, soli, lontano da occhi curiosi. Ma che ci dicisti, commissario, per venire con mia? Niente, quella mille occhi. Vede dappertutto, è peggio di un laser. Parlerà.
No, non dice niente, un gentiluomo lui. Ma tu come hai fatto a scappar via? Lasciami stare, che da quando ti incontrai una bugiarda diventai. Bugie terribili, disse la mia sogna. Sì, 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 ma se terribili. Non parli più piano, non capisco quello che dici. Peccaci, c'è sogno. Bottana, svergognatissima. Ma dai, per un bacino. Ma non io, Ida! Curri presto, deve arrestarla. Ma perché? Cosa ha fatto? Non ci sono gli estremi. Come non ci sono gli estremi? Scandalo in luogo pubblico, diede quella culona. Facci scattare l'arresto. Ma dai. Poliziotto sei, sì o no? E allora Curricao, dove te chiama? E quando che ci parli, chiudi gli occhi. Agente Gridelli della Boncostume di Favignana. Dovrei levarle contravvenzione. Italiano? Perché non si vede? Wow. Ah! Arrusa, figlio da bottana! Commissario, il vostro caffè. Ho ci messo 2 cucchiaini e mezzo di zucchero, ma non lo girai, eh. Hai fatto bene, grazie. Vi metto il piattino qua sotto. Ma non sapete che siete dimagrito? Ah, sì? Scusi, commissario, dovrebbe mettere una firmetta qui. Anche oggi che è domenica, rompe le scatole, Gridelli. Un'altra qui. Commissario. Che c'è? Vorrei poter pernottare fuori stanotte. Ah, c'è il movimento? Chi? Deutschland. Oh, attenzione, questa è gente gelosa. Sono siciliani, hanno il coltello facile. Ehi. Prendo precauzioni. Come fai a piacere alle donne tu? Sarà la divisa. Invece, quando sono in borghese, pensi che una volta Cesena, mentre scoda al bar... Oh, Gridelli, che mi racconti la storia della tua vita? Che me ne frega a me? Domenica, vai. Commissario, lo gradito un gocciolino di marsala. Ah, grazie. Immacolata? Immacolata. Lo sapete che state bene con quei pantaloncini corti? Ah, sì, me l'hanno detto. Cin cin. Sapere italiano vero, ha capello riccio, bassetto, pelo come orango, tu no italiano. Senti, se vuoi conoscere i miei dati te li elenco subito. Gridelli Gino, nato a Borello, provincia di Forlì, Italia. Tutte mie amiche tedesche venute in Italia, molto divertito. Ulla violentata alla Dispolo, Karin violentata a Pronzo, Ingrid violentata a Siso, vicino a Chiesa, con bello panoramo. L'ho molto scopato. Brigitta, io ti ho concesso anche il bis, a grande richiesta. E tu non essere capace di fare 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Questa è fantascienza. Perché tu, Finoccio? Vatta fedente cool. Sì, tiro parolaccio, mi citare, tiro parolaccio. Vuoi parolaccio? Vai in te casen. 8, 9, per chi mi hai preso? Per Rambo? Basta, Cristo, basta, ma è possibile? Sono 2 ore che rompono l'animo con questa musica. Agente, per piacere, basta. Ci dica che la pianchino, che è una vergogna. Anche noi abbiamo diritto di dormire. Polizia, aprite! Maggiorenne e indipendentista sono. Svergognata, ritirati dalla tua stanza immediatamente. Pronto albergo Tritone. Sì, attenda. Che cosa sarà successo? Commissario, è per lei al telefono! E chi è a quest'ora? L'agente Gridelli! Commissario, ci siamo! Probabile fatto omicidiario! Oggetto donna!
Io non voglio entrare nella tua privacy, ma voglio sapere, alle tre di notte, che cazzo ci fai in questo villaggio? Avevo un rendezvous con la tedesca. E com'è andata, com'è andata? Son gentiluomo. Va bene. Qui sembra che hanno trascinato un corpo. Sì. Ci sono delle tracce di sangue. Vedo, vedo. Ah. Commissario. È ancora caldo. Oh! Cosa fa? Ma perché? Se va a dormire. Non si potrebbe. E lo dici tu. Cafone. Stronzo. E questo fazzoletto? Non ho toccato niente e non ho voluto inquinare le prove. Fatto bene. Macchie di sangue anche qua. Sì. Caro Gridelli, questa volta ho l'impressione che... ci siamo. Segni di lotta, macchie di sangue dappertutto. L'arma del delitto? Fa rilevare le imbronde. E da chi? Da chi di dovere. Due bicchieri macchiati di rossetto. Hanno bevuto due donne. Oppure una donna che ha bevuto nei due bicchieri. Non ci avevo pensato. Acuto, commissario. Un sigaro. E che c'entra il sigaro? Questo sigaro mi intriga. Commissario. Un uomo o una donna che fuma il sigaro? Mi permette? Posso azzardare un'ipotesi, commissario? Azzardo. A occhi e croci mi sembra il suo. Bravo, Gridelli. Volevo vedere se riattendo. Dunque, questa è la padrona di casa, no? La rossa. Sì, quella che ha fatto impazzire tutta l'isola. Questo? Oh, portagioie, vuoto. Rapina. Può essere il movente, perché no? Mangianastri. Qui non c'è scritto niente. Come funziona sta cosa? Ci penso io. Ho paura, stanotte il telefono ha suonato tre volte e nessuno ha risposto, vogliono uccidermi. Ma chi avrebbe interesse a ucciderti? Lo sai, tanta gente. L'ingegnere? Anche sua moglie. E Mario. Mario vuole i miei soldi. E quell'altro che vuole fare l'amore con me a tutti i costi, mi ha minacciata. E poi c'è quella puttana di Barbara. Perché non parti? E dove vado? A Acapulco. Ti ricordi quello che è successo a Acapulco? Quelli mi ritroverebbero ovunque. Cosa fai con quel violino? Ci ho messo dentro tutto. Ricordatelo se mi dovesse succedere qualcosa. Ricordatelo. Pronto? Pronto? Hanno riattaccato. Ho paura. No! No! Questa tienila, eh? Che ne pensi? È come la trama di Capitol. Non ci ho capito niente. Ricordati, Gridelli, che alle volte chi non capisce niente è molto più vicino alla verità, perché non ha barriere. Bella questa. Se me la ripete dopo, me la segno. Da questo momento dichiara aperta l'inchiesta per l'omicidio di quella cosa, come si chiama? È il mio primo omicidio. Lo sa che c'ho la pelle d'oca? Adesso la parola al medico legale. Andiamo. Attenzione al sangue. Il grande giorno, anche se era notte, era arrivato. Vedevo finalmente il commissario Lo Gatto al lavoro. C'era da imparare. E come? Allora? E allora non ci sono dubbi. Sono in grado di confermare che quello che pareva sangue è proprio sangue. Oh. È il gruppo sanguigno che non è identificabile. In che senso? È nel senso che il sottoscritto farmacista è poco pratico. Mi deve scusare, ma se fossimo in presenza, che so, di un bronchite, eritema solare, saprei consigliarla alla grande. Ma il sangue, invece, è per me materia ostica. Ma caro commissario, perché non mandate un campione di sto sangue alla scientifica di Trapani? È breve, così il merito se lo beccano tutto loro. Io riconosco molto bene quelli della scientifica di Trapani. Ah, io più di questo non posso fare. Ma non ho capito che vi hanno fatto quelli della scientifica di Trapani. Ma che siamo arrivati, guarda, non permesso? Più che avevo sorellini, attento alle capocce. Ma in Africa qua, attenti ai leoni, fa un caldo, che bella, guardala. Oh, Dio, attento, se asse di astisa, te la dai in testa. Permesso, attenzione alle capocce. È morta. Ma chi è stato? Signora, dicono, non posso parlare. Avvelenata, ma sei sicura? Ecco, ecco il commissario. Gridelli, fai rilevamenti fotografici e metti sigilli. Presentemente mi trovo sprovvisto di sigilli nonché di macchina fotografica. E ti pareva. L'imbronte l'ha presa almeno? Signor, sì. Quali impronte? Buonanotte, Gridelli. È inesperto, è il suo primo omicidio. Ma cos'è successo? Direttore, questa signorina... Cerulli, Vilma Cerulli. Vilma Cerulli. Andava spesso a dormire fuori dal villaggio la notte. Lo so io, no, non posso mica controllare tutti i miei clienti. Poi con questo via vai di poliziotti, lei mi terrorizza il club. Cerchiamo di essere più pratici, commissario, su, via. Cerchiamo di non dire stronzate, direttore. Io sto facendo le indagini per un omicidio, mica per una stupidata, sa? Ah, e se è necessario, io le... Dove ero rimasto? Se è necessario. Se è necessario, le rivolto questo villaggio come un pedalino, sa? Io voglio ostacolare le indagini a me.
Se invece collaboriamo, ci diamo una mano a vicenda. Va bene. Direttore, com'era questa signorina viva? Un gran fisico, gambe... Sì, vabbè, ma qualche dettaglio, qualcosa di più. Andava matta per il vino bianco dell'Oltrepò. Questo può essere un indizio. Amava il vino bianco d'Oltrepò. Bianco, quindi... Bianco secco, pure... sì. Ah, bianco secco. Conosceva qualcuno qua al villaggio? Sì, era arrivata da Roma con un certo architetto... Sandra, Arcuni. Ti aspetto al bar! Va bene! Architetta Arcuni. Ah. Commissario, ho saputo di questa storia della Vilma Cerulli, che sarebbe scomparsa, addirittura ammazzata. Ma andiamo, è assurdo, è assurdo! Acqua gassata e pipitone siciliano di sete e ossigeno alle cellule grigie. Ah. Sicché lei è arrivata a Favignana in vacanza con la signorina Vilma? No, ero venuto solo. Sicuro? Sì. Io e la signorina Vilma ci siamo conosciuti sul traghetto. Ah, sì? Sì. È strano. Sa perché è strano? Perché io ho un fonogramma qui dove dice che lei e la signorina Vilma avete prenotato nella stessa agenzia nella stessa giornata e lei ha pagato con un suo assegno l'anticipo. Allora? Fa caldo, eh? Sì, lo so. Fa caldo qua. Io quasi quasi continuerei questo nostro colloquio al fresco in una suite al carcere di Trapani. No, 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 un momento, veramente mi ci faccia pensare. Bene, io la lascio pensare. Sta pensando? Sì. Sì, è vero. Io e la signorina Vilma ci conoscevamo. Commissario, deve sapere che qui al villaggio io ho una relazione con una persona sposata. E allora? E allora Vilma serviva da paramento e paraculetto di un architetto. Ecco, sì. Sì. Ieri sera, quando è successo il fatto, io ero appunto in barca con quella persona. Adesso basta che lei mi dice il nome di questa persona. Ah, no. La prego, commissario, non posso. Non può, eh? Scommetto che c'ha le mani legate. Ovvio. E io lo sapevo. Io gliele leggo completamente, architetto, così facciamo molto prima. Ah. Andiamo. Là c'è la chiave. Mi aiuti a prendere la chiave? Nella tasca. Non mi serve niente! La chiave! L'ho presa! Ecco, ecco. Il nome. Il nome! Come? Bellucci. Eh? Bellucci. Bellucci! Io l'amante dell'architetto Arcuni. Ma commissario, sta scherzando? Signore, io non ho nessuna voglia di scherzare. Qui si tratta di omicidio. Voglio solo sapere se lei è l'amante di questo Arcuni o no. Ma nemmeno per sogno. E vuole sapere perché? Sentiamo. Perché l'architetto Arcuni è l'amante di mio marito. Eh sì. Ah. Insomma, suo marito è gay. Ah, se per questo, commissario. Mio marito è impotente, guardone e anche un po' afrocio. Ah, e niente altro? Ma... Comunque, questo architetto Arcuni ha dichiarato che all'ora del delitto si trovava col suo marito in barca. Questo almeno me lo conferma? Sì, la notte vanno spesso a pescare insieme. Hanno quell'hobby lì. Capito? Ho capito, ho capito. Commissario, ma lo sa che lei ha dei begli occhi? Sono verdi? Sì, sì, verdi. Ma devi vedere verdi secondo andare del sole. Perché, cioè, io ho preso il taglio a mio padre, no? Invece mia madre, che era cieca, di origine di Praga, alta, bella, una donna. Facciamo, perché ci perdiamo i ghiacci? Il suo marito dove sta? Io ci devo parlare. Lo troverà sugli scogli, va a pesca di cozze. Grazie. Arrivederci. Scusi, l'ingegnere Bellucci? No, no. Senta, lei è l'ingegnere Bellucci? Come? Bellucci! Sono io! Cosa c'è? Sono il commissario Lo Gatto, squadra omicidi. Sì, a mezzanotte e mezza sono andato in barca, ma non con l'Arcuni, con il Mario. Mario? Sì, Mario. E Mario? Mario vuole i miei soldi. Da dove salta fuori questo Mario adesso? Chi è? È il bagnino. Sa quel bel ragazzone moro, muscoli della Madonna? Non lo conosco. Guardi, un fisico mica da ridere. Non mi interessa, vado avanti col discorso. È quello che la sera lavora come disc jockey in discoteca. Professione animatore. A questo punto comincia a non capirci più niente. Se lei era in barca con questo Mario, allora non era con l'architetto Arcuni, elementare, no? L'architetto Arcuni mi ha mentito. Su questo non ci piove. Dove lo posso trovare questo Mario? Lo può trovare in piscina. Grazie, dottore. Sono ingegnere. Ingegnere? Ma chi avrebbe interesse a ucciderti? Ingegnere? Anche sua moglie. Perché ride? Rido. Sto ridendo, allora? Lei si tenga a disposizione, non si muova da qui. E avverta anche la sua signora. Perché ride, dice.
Piedi a martello. Tira su quel culetto. Più su, così. Bravo. Sei Mario il bagnino? Sì. Sono il commissario Lo Gatto, ti devo fare delle domande. Adesso vai avanti da sola. Torno subito. Su, 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 andiamo. Mi dica. Ieri sera eri in barca con l'ingegnere Bellugi? Sì. Che ora era più o meno? Mezzanotte e mezza. Sei rimasto molto tempo in barca? No, una ventina di minuti. Così poco? C'era meglio da fare. E poi? Sono tornato a nuoto, avevo un appuntamento per lui. Un altro appuntamento? Eh sì. E con chi? Con la signorina, che si chiama Barbara. Barbara. E poi c'è quella puttana di Barbara. Chi è questa Barbara? L'amica della signora Bellugi. Amica in che senso? Che stanno insieme. Perché la signora Bellugi è... Eh sì. Allora, ma scusa, se attento, la Bellugi è Barbara, insieme, tu con Barbara che c'è? Io e Barbara, scopamo. Quindi ieri sera tu e Barbara avete... Sì, ma prima di cena. Verso l'una è andato a chiederle scusa. Avevamo avuto una piccola discussione in discoteca. O vede che graffio. Perché ti ha graffiato? Barbara si era incazzata del brutto, perché io ballavo con Vilma. Ah, Vilma Cerulli. Sì, quella quando balla praticamente fa l'amore. Un momento, tu con questa Vilma ci hai solo ballato oppure... Scopato! Oh, è una cosa continua proprio. Quella scopa con tutti, è una satanata, uomini e donne. Pure? Allora anche con la signora Bellugi? Altro che... E tu come lo sai? C'era anch'io. Ma tu stai sempre in mezzo allora. Allora tu, costo fisico, costo viso, non so se mi capisce. Capisco, benissimo, anzi, complimenti. Beata a te, ammazza che muscoloni che c'hai, eh? Manco lei scherza, eh? Oh, ho un cazzottone che ti spezza il gengive, non t'azzardare, sai. E che gli ho fatto? Ignorando. Ti è a disposizione perché io e te dobbiamo parlare ancora. Magari. Ricchione. Eco di Trapani, io e te dobbiamo parlare. Vabbè. Io l'alibi ce l'ho, ma qui è arrivato un commissario che fa un sacco di domande. È un tipo tosto. Mi avete messo in un bel casino. Io non so mica se ce la caveremo. Sì, va bene, d'accordo, d'accordo. Mi ha fatto male, sa? Sono contento. Stammi bene a sentire, alcuni. Quando mi prendono per il culo a me, io divento una bestia feroce. Mi si irrigidisce tutta la cartilagine di questa mano destra e sono capace di tutto. Diventa come una lama d'acciaio. Io ti do una botta che ti spezzo la vertebra dalla carotide, capito? Quando è vera la Madonna dell'ingoronete ti faccio finire sulla sedia a rotelle. E adesso stammi bene a sentire, stronzo. Oh! Commissario, si è fatto male? No! A questo punto io t'ammazzo. No, no, no! Sì, ti ammazzo, ti devo ammazzare! Prego, prego, prego! Parla! E allora io ci si ammazzo, ammazzo! Parla! Parla! Non capisco, se tu parli piano io capisco. Parla più piano, calma. Ho passato circa un'ora sotto le finestre di Manuela. E chi è Manuela? Una ragazza molto giovane. Lei sa che la guardo, allora si tocca i seni, le cosce. Io divento pazzo! No, io divento pazzo, ma non sei finocchio tu! Non a tempo pieno, mi prendo qualche diversivo. E lei quando la guardo sa cosa fa. Che fa? Ma chi è questa ragazza? La figlia di Bellugi. Di Bellugi? E che è la famiglia Adams questa? Dove la posso trovare? Alla spiaggia. Tieniti a disposizione, alla spiaggia. Oh! 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 T'ammazzo. Lui tutte le notti si mette davanti alla mia finestra e rimane lì. Io non lo so che cosa ci sta a fare, ma a me non mi importa. Tanto lo so che è finocchio. E anche ieri notte era lì? Sì, anche ieri notte. A che ora? Ma sarà stata l'una. Ma non ho capito, tu non puoi chiudere la finestra? Mica c'è l'aria condizionata, sa? E fa un caldo bestiale là dentro. Eh beh, dormi, tu non dormi? Ma il mio cervello lavora sempre e mi vengono in testa un sacco di cosine. E quando mi vengono in testa quelle cosine io... Basta, per cortesia, che... Senti, perché non mi aiuti? Insaponami la schiena. Muoviti, che aspetti? Dai, cos'hai paura? No, Strofina più forte con quella manaccia. Manaccia. Sì, bravo, così. Quanti anni hai tu? Quasi 14. Quasi 14? E no, vergogna a fare queste cose qua. No, perché dovrei vergognarmi? Quello che ti ho detto non è vero. La verità è che l'altra sera mi annoiavo. Così verso l'una e mezza sono uscita dalla mia camera e sono andata a uccidere Vilma. Tu? Sì, mi stava antipatica. Non ho capito, una persona ti sta antipatica e tu l'ammazzi.
Scendi giù dall'albero, fango. Guarda che io non l'ho ammazzata, però avrei potuto farlo. Il sesso e la violenza mi intrigano molto. E se tu mi torturi, forse sputo tutta la verità. Madonna, e chi? Che fango. Chi è questo maledetto? Cosa vuole? Vincere, torniamo, Che ci hai messo i sigilli? No, commissario, non deve spingere. Deve tirare. Dove? È andato di là, di là. Fermo a sparo. Grida il cappello. Subito. Girati. Mani sulla testa. Che facevo là dentro? Curiosavo. Curiosare fa parte del mio mestiere. Posso? Ragusa Vito, dell'Eco di Trapani, giornalista. Sicuramente mi avrà sentito nominare. Onestamente, mai. Io invece so molte cose di lei, caro Lo Gatto. Lei non era commissario in Vaticano? E allora? E anni prima non aveva fatto arrestare l'intera giunta comunale di Salerno per un traffico di sardine? E poi furono tutti assolti e lei fu trasferito a Velletri dove... Dove vuole arrivare? Al bar. Davanti a un bicchiere di birra gelata si parla meglio, no? Tu sei l'estate che vorrei. Perché non collaboriamo? Collaboriamo. Io potrei esserle molto utile, sa. Ci sono delle cose che si dicono a un giornalista e non a un poliziotto. A molta gente fa piacere vedere il proprio nome stampato sul giornale. Stampato sul giornale, ma non sull'Eco di Trapani, caro... Se per questo io sono anche corrispondente del Corriere. Corriere della Sera di Milano? No, di Catania. Beh, però sembra una gran testata. Si ricordi, commissario, che se io voglio, la posso distruggere. Oppure posso fare di lei un grand'uomo. Io so molte cose che lei non sa. Che cose, per esempio? Diamo tempo al tempo. Gliele dirò. A patto che lei mi lasci curiosare. Curiosi? Una domanda. Si è assicurato che nessuno degli indiziati abbia lasciato l'isola? Che non mi sono assicurato. Che vuole insegnarmi il mio mestiere a me, lei? Ci mancherebbe altro. Non mi permetterei mai. Sa chi mi intriga? Sa chi mi intriga? Chi? Quella Barbara Barletti. Mi intriga molto. Secondo me sa molte cose. L'ha già sentita? L'ho già sentita? Chi ha la Barletti? Per due urlo, interrogata. Vado a telefonare al giornale. Parlerà bene di me? Leggerà. Farò un buon lavoro. Lei è un duro, Insomma. Farò di lei un grand'uomo. Bruce. Commissario. Gridelli. Ti sei assicurato che nessuno abbia lasciato l'isola? Non me l'aveva mica detto. E che c'è bisogno che ti dico tutto io, porca puttana, Gridelli? Un po' di iniziativa pure tu, no? Signor sì. E che dici, signor sì? Dove vai? Aspetta, devo finire ancora. Telefono alla capitaneria di porto. Nessuno deve lasciare l'isola senza permesso mio, va bene? Signor sì. Un'altra volta. E non salutare sempre che pari un pupazzo. Fammi finire. Poi devi cercare una certa Barbara Barletti, la voglio interrogare. Chi sarebbe? Lo so io. È una che mi intriga molto. Dopo la visita all'isola di Levanto e Marezzamo, sarà servita a porto una colazione a base di pesce sorgelato. Come dicevo, in queste acque nel 241 avanti Cristo, durante la seconda guerra mondiale punica, il romano... Buongiorno. Sono il commissario Lo Gatto, piacere. Barbara Barletti. Ai! Era acceso, scusi. Lei è di Milano? Sì, vivo e lavoro a Milano, sono nelle PR. Brigate Rosse? No, pubblica relazioni. Viaggio molto, sono una donna indipendente. Lei è amica della signora Bellugi? Sì, da qualche anno. Se lo vuol sapere, siamo molto amiche. Sì, molto amiche, me l'hanno detto. Lei è sposata? Io? I mariti sono una razza che detesto. Però, voglio dire, l'uomo, il maschio, le piace, no? Sì, ma solo se giovane e bello. Come quel Mario, il Fusto, il Bagnino, per non far nomi, Vedo che è informato. La curiosità è il mio mestiere. Ma ha detto che ha viaggiato molto. Sì. È mai stata a Parigi? Tante volte. Nel 1965 era a Parigi.
Io nel 65 avevo 6 anni. Ma perché, scusi, una che ha 6 anni non può stare a Parigi? Perché mi fa questa domanda? Faccio questa domanda per sapere se ha mai visto questa signorina. Io sono quella a destra. Non frequento personaggi così ridicoli. Ma no, non frequento personaggi così ridicoli. Ma no, non frequento personaggi così ridicoli. Che significa? Lei manca di tatto, signorina. Ah, piuttosto, la sera che è successo il delitto, lei era al Nightly, al villaggio? Guardi, c'erano tutti. C'era la Pellugi con quel noioso di suo marito e quell'antipatica della figlia. Signora, potrei far parlare sua figlia? C'è bisogno che lo chiedi a mia madre, Fango. C'era anche l'amico della Rossa. Quello che poi se n'è andato col Bellugi. Ah, sì, Bellugi, ingegnere un po' checca. Sicché lei dice che il Bellugi è andato in barca a pescare col piccolo architetto un po' checca pure lui. Ma lei li ha visti andare via insieme? Sì, perché? No, perché a me risulta che il Bellugi era in barca col bagnino. E lei ci ha creduto? No. Infatti è impossibile, perché il Mario ballava con me. Ai dischi c'era l'avvocato di Torino, così io potevo sbambolarmi quel fusto a mio piacere. Sbambolarmi? Già. E la Rossa si sbambolava il dentista. Mi fai bollire il sangue. Eh sì, quel poveretto aveva proprio perso la testa. E lei giocava come il gatto col topo. Ma a un certo punto la Vilma molla suo dentista, viene da me che ballavo col mare e mi fa: le dispiace se glielo rubo? Sì, questa è la serata delle signore. Lei ripassi giovedì quando è di libera uscita. Barbara, è piantala. Lascia perdere, potrebbe venirle una crisi isterica. Oh, ma che te sei ammattita? Che fai, grazie? Crede che la Vilma se la sia presa? Non lo so, se l'è presa? No, si è messa a ridere. Ah. L'avrei ammazzata. Comunque non sono stata io ad ucciderla. E dopo che è successo? Non lo so. Io andai a dormire in camera mia. Lo chieda alla Bellugi, lei è rimasta. Dopo quella scena della Madonna della Barbara, il Mario... Bagnino. Sì, si è messo alle costole della Rossa. Vilma. Esatto. E dopo un po' vedo che smettono di ballare e tutte e due se ne vanno verso la spiaggia. Dovevano aver litigato perché la Vilma aveva una faccia. E quando lui ha cercato di abbracciarla, pam, gli ha mollato una sberla. Intanto viene al mio tavolo il dentista, quel Pedretti di Bolzano, incavolatissimo. Perché non fai ballare la Manuela? Ah. Mia figlia, sa, la sera ce la troviamo sempre tra i piedi. Sì, l'ho conosciuta. Una bambina molto precoce, eh? Mo una peste. Intanto... vedo che torna dalla spiaggia il Mario, tutto rosso congestionato. La Vilma però non torna. Allora io mi alzo e vado a cercarla. Commissario, le posso dire una cosa? Sì. Mi fece pena. Che cos'hai? Che ti succede? Succede che tutti vogliono soltanto una cosa da me. E tu piangi per questo? Io conosco un sacco di donne che vorrebbero essere al tuo posto, sai? La mia vita è uno schifo. Nessuno mi capisce, nessuno cerca di capire chi sono. Dai, vai in camera tua, che poi dopo vengo a farti un po' di compagnia. Sì, non so. Ora lasciami sola. A tra poco. Quando sono andata da lei era circa 1:30, ma Vilma non c'era. C'era Barbara. Che cosa ci fai tu qui? Sono venuta per farmi dare un cachet. Avevo un gran mal di testa. Conoscevo Barbara come una gran bugiarda e conoscevo il suo debole per la Vilma. Era gelosa? Sì, lo ammetto. Un po' lo ero. Comunque quella di Barbara mi sembrò subito una scusa bella e buona. Ma come? Un quarto d'ora prima voleva ammazzarla e adesso era lì da lei per farsi dare un cachet. Signora mia, ho bisogno io di un cachet a questo punto. Comincio a non capire più niente. Qui perdo le tracce. E Arcuri, il dentista, è quello di Bologna. Ma chi cavolo ha ammazzato questa firma qua? E lo chiede a me? Ah, io no, di certo. Commissario, permette una parola? Mi dica. A quattro occhi sarebbe meglio. Mi scusi, signora. Lontano da orecchie indiscrete. Senta, per cortesia, con questo coso... Scusi, Allora, Ragusa, che c'è? Il direttore nicchia. Beh, che vuole? Chi? Questo direttore Nicchia, che vuole da me? Ma no, il direttore Nicchia nel senso che perde tempo, tergiversa. È un uomo all'antica, se non ha le garanzie l'articolo non lo pubblica. Etica professionale, vuole la certezza del cadavere. Ma chi si crede di essere? Il direttore del New York Times che vuole la certezza del cadavere? Dove siamo? In Inghilterra, qua? Lo so, e se cade anche per me, io avevo buttato giù un articolo con i controcoglioni. Una via di mezzo tra Peyton Blaze e Mario Puzzo. Apprezzendo il padrino. Commissario! Signor commissario! Sì! Commissario, senta un po' questo sub. Allora, commissario,
Mentre ero in immersione in località Scoglio del Saraceno. Vabbè, vieni al fatto. Sul fondo marino ho visto una testa tagliata. Una testa mozza. E dov'è adesso? Sul fondo marino. E di che colore ha i capelli? Rosso fuoco. Rosso fuoco. Vuoi vedere che si tratta di Vilma? Grazie. Ecco, queste sono notizie, glielo dico io. Questa è da prima pagina. Telefono al direttore. Facciamo una bella foto. Ma no, che mi interessa fotografia? Non è proprio il momento questo. La pubblichiamo, Come mi devo mettere? Fronde o... Ecco, sorrida. Lo profilo? Va bene così. Sì? Adesso di profilo. Commissario! Un momento. Poi facciamo una col cappello. Signor commissario! Bene così. Non ce l'ha una pipa? Sono Gatto. No, no, io fumo il sigaro. Adesso con gli occhiali. Commissario. Ecco, bravo, con gli occhiali. Gridelli, abbiamo trovato la testa bozzata di Vilma. Chi è Vilma? Mia cugina di Barletta. Il cadavere, la morta, Gridelli. Ehi, subacqueo! Anzi, fai una cosa, vai con quel subacqueo che ha trovato la testa, fai le fotografie del caso, poi porta con te l'architetto Arcuni per il riconoscimento del cadavere. Appunto, ero venuto per dirle che l'architetto Arcuni è stato visto allontanarsi dall'isola con acclusa valigia, eludendo il posto di blocco delle forze dell'ordine. Quale posto di blocco? Sarei io, commissario. Ma come ti sei lasciato scappare l'architetto? Non ho mica 100 occhi. 101 devi avere! Appunto, con quell'occhio in più, credo di aver visto una cosa. Che... ce l'ha presente la foto di Vilma che abbiamo trovato nel capanno? Madonna benedetta, ce l'ho in tasca, allora! Vede l'anello che la signorina qui al dito? L'ho visto alla mano di Mario, il bagnino. Mario, il bagnino. Somiglia al maresciallo Calò. Tu dici che quest'anello te l'ha regalato Vilma? Sì, me l'ha dato Vilma. Quando? Quella sera a night. Adesso tu mi devi dire con calma tutto quello che è successo quella sera. Avevamo fatto l'amore in spiaggia e... Avevamo chi? Io e Vilma. E già, perché se tu non scopi... Mi viene in cerchia la testa, commissario. Mario! Mario! Come! Trudy, c'ho da fare un attimo col commissario, arrivo subito, ok? Aspetta. Come, ich will Liebe machen. Che hai detto? Vieni, io voglio fare amore. Vai avanti con il racconto, sbrigati, che è successo? Poi siamo tornati al club, io mi sono messa ai dischi e lei se n'è andata a ballare col dentista che gli ha fatto una specie di interrogatorio. Dove sei stata? In riva al mare. Che cosa hai fatto? L'amore. Con lui sì e con me no, Ah, l'hai capito, con lui sì e con te no. Io ho giornolato, t'ammazzo, t'ammazzo! Tutto questo l'hai sentito con le tue orecchie? E prossimo c'è che hai, commissario. Come si chiama questo dentista? Mi pare Petretti, ma lo chiamano Bazooka. Bazooka. E dove lo posso trovare adesso? Sicuramente al club di nudisti. Vai? Grazie, grazie, commissario. Se no poi ti viene cerchia la testa. Ma perché te sei abbronzata al culetto? Gridelli! Sì. Tu perché sei nudo? Perché io sono un commissario di polizia. O che ti vergogni perché la piccino. E io è bello quello del tuo babbo, vai. Fischero. Lei è dentista Petretti di Bolzano? Sì, signore. Perché la chiamano Bazooka? Perché la natura è stata molto generosa con me. Tenga pure il cappello. Accomoda. Conosceva una certa Cerulli Vilma? Molto bene. E conferma che il giorno in cui è stata ammazzata Vilma, lei ha detto queste testuali parole. Ti ammasso un giorno o l'altro, ti ammasso. Conferma? Confermo. Parole dette in un momento di rabbia. Lei è mai stato innamorato, commissario? Oh, le domande le faccio io. Se è stato innamorato, come spero, saprà che in certi momenti si dicono cose che non si pensano. Soprattutto quando tu sai che la donna che ami ha regalato al suo amante un bagnino! L'anello che tu le hai regalato! Ok, calmo, non si incazzi. Allora, quest'anello lei l'ha regalato, e poi? Sì, un anello molto caro a me. Porta fortuna, porcaccia miseria! Non credi! Piuttosto mi dica, lei la notte che è successo il fatto, fra l'una e le due, dov'era? Ero geloso pazzo, lo confesso. Ero fuori di me. Avevo perso completamente la testa. Mi aggirai intorno al capanno di Vilma e... Cioè, un momento. Lei girava intorno a questo cappello, no? No, cappello... al capanno di Vilma. Di Vilma. E vidi uscire la signora Bellugi e la signorina Barbara. Quando entrai, la Vilma non c'era. Ma arrivò subito dopo di me. Si mise a ridere e mi disse... Hai fatto bene a venire. Era questo che mi faceva impazzire di lei. I suoi improvvisi cambiamenti di umore. Così le chiesi... Dove sei stata? Niente. Dovevo vedere qualcuno. Gelosone. Mi piacciono gli uomini gelosi, mi eccitano. Vuoi fare l'amore? E me lo chiedi? Ero eccitato come una bestia, ma sul più bello
C'è il più bello? Il mio bazooka inceppato. Ah. E beh, succedono queste cose, quando c'è molto desiderio accadono. È successo anche a lei? A me? Sì, una volta, a Parigi, nel 1965. Commissario? Che c'è? Che? Ah, sì. E dopo? Me ne andai con vergogna, rabbia. Piangevo, mi sarei ammazzato. Eh sì, sono momenti brutti. Senta, dopo, quando lei è uscito dal corso di Vilma, non ha notato niente, qualche cosa? No. Ah, anzi sì, una figura nera, un'ombra che si nascondeva dietro un capanno. Uomo o donna? Donna. Questo è un elemento nuovo. Gridelli, hai sentito? Questo anello dove ha detto che l'ha comprato? In Messico, durante una vacanza ad Acapulco, mi pare. Acapulco. Ti ricordi quello che è successo a Acapulco? Senta, signor dentista, lei è sicuro che questa Ceruli Vilma non l'ha conosciuta proprio ad Acapulco? Sicurissimo. Va bene, grazie. Per oggi basta. Si tenga a disposizione, ya? Ja? Javol. Permesso? Ah, scusa, cara. Non riesco a... Permesso, uffa! Tutti quei nudi mi avevano un po' frastornato, ma non mi avevano impedito di ammirare come il commissario Lo Gatto conduceva l'inchiesta, con tatto, con polso, con astuzia. La mia ammirazione per lui cresceva di giorno in giorno. Cominciavo a capire il significato della parola carisma. Pazza, sei pazza! Sì, pronta a tutto ero. Il disonore della famiglia sei! Non è vero, femmina calda sono, non come a tia! Bottana sei, piglia! Non è vero, innocente sogno! Uè, state calma, che succede qui? Commissario, eh? Commissario, io non c'entro niente, giuro che è innocente sogno! Stai buone, ci lasci sole, Annunziata. Stai calma, racconta tutto a me, non ti preoccupare, fidati, sì. Dall'inizio, dai, avanti. Sì, è vero, la oceanotte ci andai a un villaggio turistico per ammazzare la bottana! Non gridare, chi è la bottana? Chi da Camorbo sensi di Gino? E chi è Gino? Gridelli Gino! Ah, il mio agente! Commissario, Gridelli Gino nel sangue mi è entrato, perché è bello, bello come un dio! Vabbè, insomma, tu sei andato per ammazzare questa bottana, questa donna. Lei e forse anche lui. E invece hanno ammazzato un'altra persona. Sì, ma io non c'entro, ci giuro. Mia sorella, colpevole, mi crede, perché mi vide rientrare a notte fonda. Indagò e seppe della mia furia omicida. Stai calma, stai buono, io lo so, tu non c'entri niente con Vilma Cerulli. Però io l'ho vista poco prima che l'assassinassero. Ah, sì? Sì. E che hai visto? Racconta. Mi aggiravo tre cose lì. C'è Bugalo. Tra i bulgari? C'è capanni, c'è bungalow. Ah, c'è capanni e c'è bungalow. In cerca della coppia maledetta, cercando di coglierli in fragrante, quando a un certo punto vidi quella Vilma assieme ad un uomo. Un uomo? Sì. Che ora era? Erano quasi le due. E com'era quest'uomo? Beh, ci ho visto solo le spalle atletiche Che cosa? Un culo di bronzo di Riace. Perché era nudo? Sì, tutti e due erano nudi. Beh, e poi? E io scappai via. Hai fatto bene, non ti preoccupare. Adesso stai calma e vai a dormire. Sì, sì. Sei una falsa magra, eh? Ai, 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 ai. L'affare si complica. Avanti! Mi scusi, signor commissario. Prego. Ci ho portato la tisana. Grazie. Quella metto. Annunziata, ma come le è saltato in mente, dico io, di pensare che sua sorella è coinvolta in un omicidio, eh? Non lo so, signor commissario, ma da quando voi siete arrivato, questa isola un inferno è diventata. Le mie sorelle bruciano come gatte in calore. Lo so. E anche io brucio. Senta come brucio, signor commissario. Sì, lo sì, sente? Che fa? Annunziata, si afferma. I suoi occhi mi fanno impazzire, ma, Annunziata, commissario. Per cortesia, io sono un pubblico ufficiale, cerchi di... Ma lei uomo è ok? Se sono uomo, però... No! No! E non spinga! Oh, è satanato questo, Cattivo, cattivo, cattivo! Ma va... Io non lo so. Cattivo. Incredibile. Vabbè, c'è. لا
La chair è febbre, la carne è debole. Excuse-moi. Che è ancora lì? Sì. Me lo porterebbe un po' di zucchero? Subito, di corsa! Ehi. Somigliantissimo, caro dottor Lo Gatto, fotogenico al massimo. Un cocktail fra il commissario Maigret e il tenente Colombo. E anche più bello che al naturale. Bellissimo, commissario, disinvolto, professionale, gradevolissimo. Non indurì la iappa. Commissario, complimenti. Più bello del tenente Kojak. Complimenti. Gli faranno un monumento. Congratulazioni, commissario. Ma che siete impazziti tutti oggi? Congratulazioni, complimenti, che c'è? Siamo sul giornale. No, 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 in prima pagina. Torbido omicidio a Favignana. Come sto? Un po' grasso, no? Benissimo, commissario. Leggi tu che non c'ho gli occhiali. Dunque, ecco, le indagini sono affidate al commissario Natale Lo Gatto, uomo maturo, riflessivo, colto, dotato di un forte carisma. Beh, tutto qui? No, no, ce n'è ancora. E vai avanti. Senza vissi e senza macchia, l'uomo adatto a sbrogliare l'intricata matassa del giallo di Favignana. L'assassino ha le ore contate. È finito? Purtroppo sì. Bella penna questo Ragusa, mi piace. Ha detto soltanto la verità. Beh, insomma, devo ammettere che l'avevo sottovalutato, sai? Lo so. Io sono come quelle battute che arrivano in ritardo. Lì per lì, quando te le raccontano, non le capisci. Ma poi ti svegli di notte e ti viene da ridere. Passo di qua, che bello. Dunque, è successo pure a me molte volte questo fatto qua. Una volta mi ricordo che stavo a casa del questore di Nocera Inferiore, Bartiletti. Commissario? Quando... Sì? A che punto sono le indagini? Ragusa, lei è simpatico, però io c'ho il segreto istruttorio. Comunque, siccome con lei mi trovo bene, sono anche io un uomo di cultura, sa? Chiacchierando. Stasera facciamo una bella cenetta insieme, offro io, No, non permetto. E offra lei. Addolorata? Sì? Ce n'è ancora di quel marsale che mi ha dato ieri sera? Certo. Buonissimo. Arrivo, eccolo. Ci portai anche due biscottini, con le mie mani li feci. Grazie. È dovere. Annata 1964, buona. Però la trattano bene le sorelline, eh? Beh, insomma, diciamo che mi vogliono bene, ecco, allora sono un po' come la mascotte dell'albergo. Commissario, lei con le sorelline... Ragus, per cortesia. Andiamo, le aragostine, i biscotti, il marsala. Io queste cose le becco al volo. Ho fatto per tanti anni la cronaca rossa. La cronaca? La cronaca rossa, no? Ma lei è proprio di Torino? No, non proprio di Torino. Io sono nativo di Polignano a Mare, provincia di Bari. Io sentivo rosa, cosa? Però mi sento piemontese dentro. Ecco. Scusi, prendo uno stuzzicadenti che ho i denti radi. Sa come dicono in Spagna? No. Detti rado, ombre fortunato. Scusi una domanda un po' delicata. Pre. Com'è successa la disgrazia? Quale disgrazia? Del piede. Quella non è mica una disgrazia. È un piede di famiglia, ce l'hanno tutti a casa mia. Mio padre, mio zio, mio nonno. È il cosiddetto piede equino, come i cavalli, no? Senti... Mannaggia la miseria, mi viene sempre da dare questo tu. Evidentemente ti sento amico. Diamoci del tu. Ci vogliamo dare sì. Tu? Vituccio. Natalino. Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa. Ma tu hai sempre galoppato... Scusa. Hai sempre lavorato qua in Sicilia? Tu hai messo il dito sulla piaga, caro Natalino. La mia vita è come un romanzo di Jack London, con il protagonista che trova l'oro nelle miniere del Klondike, poi emigra in California, perde tutto, diventa banchiere, si innamora della donna sbagliata e torna a coltivare l'insalata. Non l'ho visto questo film. Quando l'hanno dato? Non è un film, perché tutto si è svolto nella zona tra Catanzaro, Reggio Calabria e Trapani. Io sono stato all'estero una volta sola, in Portogallo. Lisbona? No, Fatima. Un pellegrinaggio con la parrocchia al santuario. Una cosa bellissima. 80 ore di pullman. Quello è stato il massimo. Il resto mediocrità. Io non ho ancora trovato il mio asso nella manica. Cosa vuoi? Anche con me la vita non è stata molto generosa. Per uno che ha sempre sognato di fare il commissario a Milano... Non sono mai andato oltre Roma.
Roma in giù, mai. Se vogliamo, una schifezza di vita. Sei sposato? No. Io sono un lupo solitario. E tu sei sposato? No. Singolo, solo, free, come dicono gli americani. Ma che scherzi. No, una volta ci stavo cascando a Parigi, nel 1965. Una donna stupenda, diversa. Interessante, interessante. Beh, ma anche tu eri diverso. Facevi il cantante? No, ma che cantante? Allora si usava avere il ciuffo alla Little Tony. Parigi, bella. Natale, ma tu stai piangendo? Eh? Stai piangendo? No, è che c'è un raffreddore da fieno. Ma non c'è il fieno in quest'isola? Ma c'è il raffreddore, però. Guarda qua. Eh? Si chiamava Raffaella, figlia di un ginecologo di Cosenza, una ragazza colta, intellettuale, femminista, con un culo da perdere la testa. Io mi stavo per sposare con Raffaella, eh. Stavo andando verso l'altare e lei si ferma e mi fa: scusami Vituccio, ci ho ripensato, non mi sposo più. E se ne va. E lì è finito il mio matrimonio. Quanti metri eravate dall'altare? Beh, ci stavamo incamminando. No, ma voglio dire, era vicino? Mezza navata. Ma perché mi chiedi quanti metri? È una deformazione professionale, mi piace sempre sapere i particolari. Brindiamo l'amore. Brindiamo l'amore? A Babette. A Raffaella. Propongo un altro brindisi. Ancora. Brindo alla felice conclusione del nostro giallo, con il commissario che scopre l'assassino e viene proposto a Milano. Beh, mi piace. Io faccio un altro brindisi. A Vituccio Ragusa, che fa uno scoop giornalistico alla fine del mondo e si dà del tu con Enzo Biagi. Adesso però me ne devo andare, eh? Ah, c'è forte soccorso, eh? È buono, però. È forte. Forte ma buono. Me ne devo andare perché domani sono a Trapani. Anch'io seguo una pista. Quale? Beh, tu mi insegni che se vuoi conoscere il colpevole, devi prima conoscere la vittima. Non capisco. Capirai. Bonne nuit, mon ami. E grazie, ne, per la deliziosa cenetta. Bonne nuit, Vito. Poveraccio. Vabbè. Commissario, allora... Lenfuso, che faccio? Ce la servo qui o ce l'ho portata a letto? No, grazie, addolorata. Lenfuso stasera, meglio di no, ho bevuto un sacco di marsala. Ah, peccato. Che buon profumo. Che cos'è? È un profumo francese. Si chiama Vertige. Gradevole. Vertige de poisson. Addolorata? Stavo pensando che era la cosa, l'imbuso. Magari. Portamela a letto. Sì. Prendessene la notizia, in Trapani compra Maradona. Sentirei la mia di notizia. Maradona. Ragusa, ma proprio la vigilia del Ferragosto dovevi venire a scassare la minchia. Per noi giornalisti non c'è né Pasqua né Natale né Ferragosto. Noi siamo sempre in trincea, come diceva l'Ernesto. Hemingway. Lo sai cos'è uno scoop? Una di quelle notizie che poi ci fanno sequestrare il giornale. Ecco, questo è l'82. Ho segnato il giorno che ti interessa. E queste sono le foto. Eccola qua. Eletta ieri sera al Polipo d'Argento la nuova mistra in Acria. Una bella picciotta. Era. Questa è la ragazza che hanno barbaramente ucciso all'isola di Favignana. Vilma Cerulli è un nome falso. Questa ragazza si chiama Maria Papetti. Papetti Maria. Maria Papetti. Papetti Maria. Papetti Maria. La conosci? No. Papetti Maria. Che stai facendo? Verbalizzo. E che te l'ha detto di verbalizzare? Io mi ricordavo di averla vista da qualche parte. E infatti l'avevo vista. Maria Papetti aveva bazzicato Trapani. Sto parlando di qualche tempo fa, eh. Aveva tentato anche la scalata al successo, una televisione locale. Presentava un programma sui vini siciliani. Il titolo era Non za di tappo. Non za di tappo, sì. L'hai visto? No. Un disastro. E allora lei cominciò a esibirsi nello striptease. Lavorava in un locale molto esclusivo, il Mocambo. Mocambo. Gridelli! Per cortesia, questo tu! Mi dà fastidio al cervello! Pazzo!
O batti veloce, macchina o non battere. Vai di là che è meglio. Vai avanti, scusi. Vai. Poi diventò l'amante di un signore molto ricco, un signore molto su. Adesso però non mi ricordo il nome. Aveva un nome complicato, un nome lungo. Fricò. Esatto. Barone Fricò. Lo conosci? Sì, lo conosco. Il mio comandante vorrebbe parlare col vostro principale. Oh, barone non c'è. O c'è a caccia di coniglia salvatica. Sulla montagna, Santa Caterina. Trovarlo potete. Grazie. Commissario, il barone a caccia, a Santa Caterina. Che brutta faccia. Eccolo là. O barone aspettando sta. E io andando sto. Chi è che suona il violino? O barone, o barone. Cosa fai con quel violino? Ci ho messo dentro tutto. Ricordatelo se mi dovesse succedere qualcosa. Ricordatelo! Togliati il cappello! Oh, spiare come parla, capito? A me non me l'ha detto mai nessuno, togliti il cappello. Io mi tolgo il cappello se me lo voglio togliere. Se non me lo voglio togliere, se me lo tolgo, capito? Caffone! Me lo tolgo. Oh, Baroni, qua c'è un commissario. Tieni, strozzo. Commissario carissimo. Barone. Qual buon vento. Ma così, una visitina. Ma sa che non sapevo che lei suonasse il violino? Diciamo che torturo il violino. Però vede, la musica mi rilassa. Posso offrirle un bicchierino di Marsala? No, no, grazie. Il servizio non bevo mai. Allora mi accetti almeno un buon sigaro. Questi sono autentici Havana. Ah, grazie. Roba di prima. Caro barone, devo considerarlo come un indennizzo, un questo? Un indennizzo di cosa? Barone, mi meraviglio di lei. Possibile che non ha saputo della disavventura successa questa mattina al mio sigaro nella sua riserva di caccia? No, che gli è successo? Al sigaro? Frantumato. Ma non da una mano, da un colpo di fucile. Minchia! Minchia, se permette, lo dico io. Per un pelo non mi hanno fatto secco. Invece lei mi dica se conosceva una certa Vilma Cerulli. Vilma Cerulli? Non mi pare, non mi ricordo. E Maria Papetti? Ah, Maria Papetti sì, ma tanti anni fa. 4, per l'esattezza. Una bellissima ragazza che faceva la striptease al Mocambo. Barone, Vilma e Maria sono la stessa persona. Ah. E questa persona è stata ammazzata in circostanze misteriose. Lei mi deve dire dove stava la notte che è stato commesso il delitto. Non so, non mi ricordo, sono passate tanti giorni. Mi dia questo violino. Perché? Mi dia questo violino! Oh. Ma perché? Che ci vuole fare col mio violino? Ma che ha fatto, commissario? Ma che è impazzito! Un pezzo da museo! Uno Stradivari da 800 milioni! Ma che me frega a me, povero, 800 milioni, un miliardo! 800 milioni? Cazzo! Io quando mi arrabbio non capisco più niente! Va bene! Il barone Fricò ha un alibi. Io ho guardato attentamente dentro il violino, uno Stradivari da 800 milioni, non c'era niente. Cercavi la droga? Natale, io scommetto che tu stai pensando esattamente quello che sto pensando io, no? Credo di sì. E mi stupisco di come tu lo abbia capito. Senti, ma cosa pensavo? Che qualcuno ha cercato di cucirti la bocca. E dopo tutto qua siamo in Sicilia, eh? E in Sicilia esiste la ma? La ma? Malvasia? La mafia! Shh! Certo, lo so, la mafia è una parola grossa. Una parola che fa paura. Ma tu non sei certo il tipo che può cedere di fronte a questo genere di intimidazioni? No. Lo sai come ho pensato di intitolare l'articolo di domani? No. Lo gatto è una belva! Eh? Ti piace? Bello.
Senti un po', Vituccio, tu che conosci ormai la Sicilia benissimo, sei un conoscitore della Trinacria, che cosa mi consigli di fare? Natalino? Qui ci vuole un'azione di forza. Non ho capito. Qui ci vuole un blitz. Non ho afferrato. Un blitz! Perché non metti una bella suola di gomma? Che faccio, suono? No, allora facevamo una telefonata. Siamo qui per un blitz, vuol partecipare? Togliti, scimunito. Nessuno si muova, fermi tutti, mani in alto. Non c'è nessuno qua. Ma cos'è questo casino? Ma come si permette di sparare in casa mia? Barone Fricola, dichiara in arresto. A mia? Per complicità nell'omicidio Cerulli e per associazione a delinquere di stampo mafioso. Mafioso? Ecco il commissario. Grazie. Ormai sei come Petrosino, ti ho fatto entrare nella leggenda. Guarda qui, Lo Gatto sfida la piovra. Facciamo una bella fata, commissario. Mi metto qua, eh. Pronti? Aspetta. Sorridete, fatta. Facciamo un'altra? Gridelli, che è sta confidenza? Ecco fatto! Il commissario Lo Gatto? Sono io. Sono il sostituto procuratore della Repubblica, Michele La Volpe. Lo Gatto, piace. La Volpe. Ecco qua la nostra annunziata, con la pepata di cozze di Favignana. Buon appetito! Caro Lo Gatto, io me ne stavo tanto bello a Taormina. I blitz non si fanno a Ferragosto, caro Lo Gatto. Caro La Volpe, non è che uno sta a guardare la stagione, quando è causa di forza maggiore. E anche Ferragosto è causa di forza maggiore. Lo so, però questa volta io credo di aver fatto proprio il colpaccio, signor giudice. Ha letto i giornali? Li ho letti, sì. Cos'è questa roba? Sono cozze di Favignana, non sono buone? Ma no, sta storia della mafia. Che prove ha? No, prove non ne ho, ma ho dei forti sospetti. E lei scatena la stampa arrestando un barone, un lavoratore di colore, solo con dei sospetti. Vabbè, ma la legge di mafia però mi dà ragione, perché dice che anche un sospetto può essere indizio sufficiente. Di dov'è il lavoratore straniero? San Juan della Martinica. E lei ha mai sentito parlare di martinicani mafiosi? No. Allora? Ma insomma, chi cavolo l'ha uccisa questa Vilma? Signor procuratore La Volpe, io ho convocato tutti gli indiziati. Tra un'ora si saprà la verità. Tra un'ora. Signore, signori, procuratore, vi ho qui convocati per farvi conoscere l'iter che mi ha portato a scoprire l'assassino o l'assassina di Vilma Cerulli. Inizialmente i miei sospetti erano caduti sull'architetto Arcuni, accompagnatore fisso della Vilma. L'unico che non è qui presente l'avevo accusato, ma... Ingiustamente. E sapete cosa l'ha salvato? Questo bottone. Bottone da cappotto. Cappotto! Dopo vi spiego perché. Pensai poi al dottor Pedretti, odontoiatra, di Bolzano, naturista, detto Bazooka, che aveva gridato quella sera mentre ballava con Vilma, aveva gridato «Io t'ammazzerò! Un giorno o l'altro ti ammazzerò!» Troppo facile, signor giudice. Allora a quel punto prese sempre più corpo in me l'ipotesi di un delitto passionale. Io? No. Troppo facile. Delitto passionale. Sì. E per alcune ore le protagoniste sono diventate queste due belle signore. Grazie. Intriganti, graffianti, bugiarde, appartenenti a un milieu meneghino dove si ha uno strano senso della morale e una strana morale dei sensi. Bravo. Bravo. Non è molto chiaro, ma efficace. Ma purtroppo, anche questa volta... Sbagliato mi ero. Lo ammetto. E che cos'è che le ha salvate queste due belle signore? Questo slippino... color fragola. È tuo? Dopo capirete. Ora veniamo a questo signorino. Atletico, un po' ladro, un po' mascalzone. Animatore di giorno, amatore di notte. Poteva essere lui l'assassino, ma non lo è, signor giudice. E che cos'è che l'ha salvato? Questa armonica bocca. One, two, three, e dopo four, capirete. Sa, no. Sa, test, test. One, two, three, four, test, test, sa. Oh!
1, 2, 3. Microfono, gridello. Dove credi di essere? Ma io devo provare il microfono. Dopo, vai. Eseguito, commissario. Ma finalmente un po' di luce comincia a filtrare in questo fitto mistero. A circa 25 metri sul fondo marino viene trovata da un sub la testa mozzata di Vilma Cerulli. Gridelli, la testa. E voilà! Una testa a giocattolo. Un macabro errore che mi ha portato fuori strada. Ma poi le cose cominciano a farsi pesanti, signor giudice. Il gattopardo del posto, barone Fricot, tenta di farmi ammazzare da un suo servo mafioso. Allora gli enigmi nel mio cervello cominciano ad accavallarsi uno dietro l'altro. Mafia? Droga? Sequestro di persona? Malavita organizzata? Lo so, è complicato, ma io cercherò di riepilogare. Una bella mattina d'agosto sbarca nell'isola di Favignana una rossa mozzafiato accompagnata da un mezzo uomo. È questa stessa persona che dopo 3 giorni viene assassinata. Questo è il punto di domanda. Vilma Cerulli viene assassinata? Cioè, insomma, è assassinata questa? E la risposta è no, signori, perché Vilma Cerulli sta qua. Viva, vegeta, alza, sta qua. Eccola qua. Dottor Lo Gatto, eccoci qua, sani e salvi. Ma lei non era morta? Morta io? Chi è? Ma non si vede che sono viva? I giornali, la mafia, oh, ma siamo matti! Ma guardate che io vi rovino tutti quanti! Si calmi, signorina. Ma lei chi è? Sono il sostituto procuratore della Repubblica. Anche se lei fosse il ministro degli interni, io me ne frego! Se sapeste in che casino vi siete cacciati! Un'altra foto, Vilma! Vilma! Commissario, ma lei lo sapeva che era viva? Non lo sapevo. Come ha fatto? Fiuto, Gridelli, fiuto. Signorina Vilma, dobbiamo parlare io e lei. Agente, ci volete togliere queste braccialette? Devo aver dimenticato le chiavi. Devono essere incommissariati in un cassetto. Ma dove ce l'ha la testa lei? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. Signor giudice, dottor La Volpe, ha qualcosa da dichiarare alla stampa? No, come? Signorina Vilma, per i nostri lettori lei è qualcosa di più di una semplice notizia. Ci racconti cosa le è successo? No comment. Mi permetto di insistere. Ragusa, lo scusi, signorina. Se due persone di seguito ti dicono no comment, Bene, arrivederci. Arrivederla, signorina. Mi consideri un'amica sempre a disposizione. A disposizione, qualunque cosa ha bisogno. Anche a lei, signor ingegnere. Andiamo. Rivederla, architetto, tutti quanti. Tutti insieme, arrivederci. Ragusa, si ricordi di me, signorina, Commissario Natale Lo Gatto. Lo Gatto Natale. Tante cose belle, È sempre a disposizione di notte e di giorno qualunque cosa. Ossequi. Buon viaggio, Non mi dimentichi, cara. Natale. In nome della nostra antica amicizia. Se mi lasci adesso mi pugnali alle spalle. Ragù, in nome della nostra antica amicizia, se io parlo adesso mi pugnala alle palle. Cerca di dimenticarla sta cosa, prego. Non posso, perché sento un puzzo di notizia bomba. La notizia c'è, Ragusa, c'è. Se io parlo, in 2 giorni diventi direttore del Corriere della Sera. E allora parla! Sentite, commissario, voi sapete che io sono un uomo adulto e vaccinato che si fa i fatti suoi. Commissario, voi mi dovete dire che è successo a quella morta ammazzata che poi tutta un tratto è resuscitata. Armandino, da domani passo al rasoio elettrico, va bene? Commissario, l'accappatoio. Eccoti l'accappatoio. E la frizione? La frizione fatela tu e sai dove te la devi fare. Ah, ma perché si sono passati la voce tutti quanti e tutti addosso e tutti che vogliono sapere, come le zecche maledette. Commissario, ma come mai è così nervoso oggi? Ma chi te lo dici che sono nervoso? Ti ci metti anche tu, Gridelli. Tutti parlano, tutti vogliono sapere. Che volete sapere? Io sono tanto calmo e tranquillo per i fatti miei, sto. Guardi che è un timbro. Lo so. Non voglio più fumare, non voglio fumare, va bene? Che c'è? Che c'è? Commissario, io non sono un romagnolo boccalone, uno che spettegola. Si confidi con me. Non tenga tutto dentro. Si confessi. Ma mi venga a confessare con te, scimunito. Confessarsi con qualcuno fa bene. Salutiamo, Don Gianni. Confessarsi. Io vado. Dove va? Non te lo dico. Adesso tu capisci? Mi capisci, caro Don Giacomo, che più che una confessione è una confidenza che faccio a un amico. Io con qualcuno mi devo confidare, con qualcuno devo parlare, capisci? L'affare qua è troppo importante. Oh, mi raccomando, non è che tu vai in giro a... No. Dunque, ti spiego dall'inizio come la situazione, il riepilogo. Chi è questa Vilma Cerulli? Vilma Cerulli è un'attricetta, le prime armi...
amica di un pezzo grosso, il quale pezzo grosso riesce a raccomandarla alla Rai per fare uno sceneggiato televisivo, un giallo. Ah, fino a qua non ci piove. A un certo momento, quando io trovo il nastro maledetto, che sopra quel nastro poi c'era tutto, il dritto per filo e per segno raccontato. Io penso un dritto, chiunque l'avrebbe pensato. Invece no. Era la scena, sempre, del giallo televisivo della Rai che la ragazza doveva imparare a memoria. Quando, improvvisamente, Vilma scompare. Allora io, chiunque al posto mio, trovo il sangue nella stanza, penso a un delitto passionale come minimo, no? Invece no, perché scompare? Perché era stata prelevata da un marinaio quella notte per portarla a bordo. Ma a un certo momento, la stanza che era lagata di sangue, io te l'ho detto già il fatto del sangue a te? O te l'ho detto? Oh, sto parlando con te, ho detto del sangue. Che cos'era? Il sangue era del nonno. Del nonno? Il pesce, il tonno, che aveva comprato appunto l'uomo potente e i due gliel'avevano preparato nella stanza per portarglielo a bordo, dove se lo sarebbero pappati in allegria con tutti gli amici della crociera. Ma a un certo momento la ragazza torna, Vilma, e a me per poco non mi prende un colpo. Oh, questa ragazza io l'ho interrogata quando è tornata come interrogato tutti quanti gli altri, no? Cioè, signorina, scusi, lei la sede del delitto dov'era? E quella con la voce più candida del mondo mi dice... Ero in crociera su una nave della Marina Militare. Eh? In compagnia del Presidente del Consiglio. Quindi tu capisci, caro Don Giacomo, che razza di incasinamento troppo più grande di me mi sono messo? Io sto sudando solo all'idea. Insomma, io stavo per sputtanare il capo del governo italiano in un momento politico come questo durante la sua scappatella di Ferragosto. Oh, non è che lo stavi per sputtanare, l'hai sputtanato proprio. Grazie, che notizia! Una bomba! Grazie, commissario. Questa volta vinco il premio Pulitzer. Madonna, Benedetto, che qua... Allora... Aspetta! Il nostro commissario si vuole confessare. Bene, si accomodi. Sentiamo. Petuccio! Quel fetentissimo giornalista mi aveva rovinato. La notizia bomba aveva fatto crollare il governo. La Democrazia Cristiana era tornata al potere. Era la fine della mia carriera. Così pensavo. E invece... Caro commissario Lo Gatto, lei ha reso un grande servizio allo Stato e nella fattispecie al mio partito. L'ex presidente sperava di rimanere a palazzo tutta la vita e invece ci ha messo lo zampino un onesto e coraggioso commissario. Lei, sono sicuro che la sua fedeltà alle istituzioni le verrà ricompensata. Lei ci faccia pervenire una richiesta e noi cercheremo di esaudirla. Una richiesta, eccellenza. Commissario a Milano, è il sogno di tutta la mia vita. Va bene. Va bene. Il sogno della mia vita si era finalmente realizzato. Ero stato trasferito a Milano e promosso vicequestore. In occasione dell'incontro dei capi di Stato dei paesi più industrializzati, mi era stato affidato il compito più delicato, il servizio d'ordine. Quadra su tetti. E al microfono l'inviato speciale della RAI, Vito Ragusa. Vediamo l'ex presidente del Consiglio Craxi che sta facendo il baciamano alla signora Thatcher. È dunque iniziato oggi a Milano il vertice dei maggiori paesi industrializzati. In questa splendida cornice della villa ottocentesca, che fu cara al Manzoni, avrà luogo tra poco il banchetto, la colazione di lavoro che il sindaco di Milano intende offrire ai sette grandi. Ma andiamo subito a curiosare nella tenda dove appunto avrà luogo il simposio. Eccoci qua, tavola imbandita riccamente, e questo è il menu che prevede... Supreme di gamberetti alla sauce beignet, trotte della foresta nera alle fragoline d'Abruzzo, vitello rognonato alla Pompadour, torta meringata alla Unicef, amari, vino e caffè a volontà, ovviamente. Good morning. Grazie. Thank you. Imbonenti le misure di sicurezza. Il servizio d'ordine è stato affidato al vicequestore Lo Gatto. Vicequestore Lo Gatto, ha una parola da dirci? Beh, che devo dire? Sono molto emozionato perché la sicurezza dei sette grandi è nelle mie mani. Lei non vede niente, caro Ragusa, no. Ma deve sapere che su ogni albero, in ogni cespuglio e addirittura in ogni vaso da fiori c'è un poliziotto. Incredibile, anche nei vasi da fiori. Ma andiamo ai sette grandi. La signora Thatcher indossa un tailleur... Squadra alberi, mi senti, appuntato Gridelli? Forte e chiaro. Tieni tutto sotto controllo? Sì, signor questore. Vice questore, stai guardando tutto con 100 occhi? 101. Va bene. Dottor Lo Gatto. Che c'è ancora? Occhio alla tenda. C'è una cosa lucida che esce fuori. Una canna. Madonna Benedetta. Un Kalashnikov. È un attentato! A terra, giù. Anche voi, eccellente. Sorry, Mr. Reagan. Sorry, Taccio. Un aspirapolvere. Oh.
Quel gesto coraggioso, anche se inutile, fu premiato. Promosso questore, Lo Gatto fu trasferito in una zona calda della Sicilia, dove una bomba mafiosa, pochi giorni prima, aveva ucciso il questore Marullo e la sua scorta.